Non c'è una porta che si possa chiudere se lui l'ha aperta. Fratelli, veramente con voi voglio condividere una testimonianza che oggi la parola mi ha incoraggiato tanto a portarla. Venerdì sera, tornato da lavoro, mia moglie non c'era a casa, era con la sola Valentina, che erano andato un appuntamento al ristorante. E pensando nella parola, ero tornato a casa pesante, con i pensieri, i problemi del giorno, con quello che succedeva tutto, alle situazioni, ad ascoltare, no? Però, fratelli, il nemico sempre prova, no? Ad arrivare a farti sentire inutile, a farti sentire che non esci mai da questa situazione, che non esci mai da qualche problema, che non avrai vittoria, come diceva prima Abacu, sembrava tutto. Però, fratelli, entrò in casa con uno spirito di battaglia, entrò in casa con un atteggiamento in guerra. Entrò in casa, ero da solo, non c'era né mia moglie né mia figlia. Posai la mia roba di lavoro, mi spogliai e incominciò a camminare nella cucina. Mi chiese da casa mia, conosce la mia cucina, il tavolo in centro, e giravo intorno al tavolo. Signore, chiamo la mamma, giorni prima, so che mio papà di nuovo doveva perdere il lavoro. Avevo questo pensiero di mia moglie che aveva questo ritardo, ma il test era negativo. Poi si aggiungeva alle sollecitudini il lavoro, la fattura, il pagamento c'è, non c'è, si paga, non si paga. E il pagamento è basso, non è abbastanza per sostenere il costo delle famiglie. Fratelli, parlando con mio fratello prima di arrivare a casa, si parlava di certi legami, qualcosa che poteva legare. Quanti di voi si ricordano delle predicazioni, dei legami, tradizioni, familiari, di qualcosa che può darti fastidio? Però, fratelli, io incomincio a pregare usando la parola di Dio. Signore, con l'autorità che tu ci hai dato, tutto quello che è legato nel cielo sarà legato sulla terra, tutto quello che noi scegliamo sulla terra sarà sciolto nel cielo. Tutto quello che il Signore Gesù Cristo è un figlio di Dio da dare benedizioni. Le battaglie sono solo nostre, noi non guerreggiamo contro questo, ma è tu che fai la guerra. E questo, quando il pastore ha parlato oggi, mi ha dato veramente il secchio, tutto quello che è, mi dava incoraggiamento. Io ho pregato specificamente, ho detto: Signore, se tu hai marcato, questa è una testimonianza che puoi dare a tutta la Chiesa, a tutti quelli che ascolteranno, se si sta registrando, se tu hai marcato mio papà dal grembo di sua madre, perché è da lì che è cambiato la generazione, perché mio papà ti ha cercato, mio papà è arrivato al culto, mio papà ha creduto e si è battezzato nel nome di Gesù, nel processo mia mamma, con la malattia che avevo, ha avuto questa misericordia del Signore nei miei confronti di guarirmi, mia mamma, avendo questo, ha creduto, gli ha concesso questo e si è battezzata. La mia famiglia, mio fratello, noi tutti siamo nel tuo cammino, i nostri figli saranno nel tuo cammino. E gli ho chiesto al Signore nello specifico, dicendo: dal mio padre in avanti, di quello che io conosco della famiglia l'uomo, dicevo: Signore, tu la benedici grandemente, i nostri figli non si perderanno in questa maledizione di questa prevesta generazione. Se tu mi hai dato una figlia, deve essere serva tua, e i miei nipoti. Poi parlavo e dicevo: Signore, io penso che il Signore lì ha messo il frutto nel grembo di mia moglie. Perché, fratelli, due settimane prima, parlavamo anche con il pastore, non c'era niente. Ed era, sono più di 3 anni che noi aspettiamo un figlio, che volevamo un figlio. Alleluia. Però sappiamo che il Signore ha tardato anche per insegnarci su alcune cose. Perché forse noi vogliamo essere padroni della vita
se avere, non avere un figlio, se è come se noi siamo noi i padroni dicendo mettiamo. E Dio ha dato un grande insegnamento nella nostra vita, a mia moglie privatamente. Però, fratelli, pregando specificamente la benedizione di da mio papà, pregando specificamente nelle condizioni economiche e finanziarie della famiglia Luongo, specifico, pregando specificamente per un figlio, pregando specificamente per la successione apostolica dei nostri figli, questo deve essere la preghiera di tutti i genitori. Non è che a un certo punto si deve interrompere la successione, no, fino alla fine, finché il Signore non viene e ci porta via tutti. Se il Signore tarda fra 10 anni, 20 anni, i nostri figli possono seguire. Se il Signore verrà fra 50 anni, che non credo, i nostri nipoti devono arrivare lì. Ma la Chiesa, la Torino dovrà avere i nipoti dei pronipoti dei pronipoti. Alleluia. Per non portarla alla lunga, fratelli. Ieri mattina mio papà mi chiama, era sotto mezzogiorno, e dice: Enzo, cosa stai facendo? Papà, sto facendo la spesa con mio padre. Dico: tu come stai, papà? Non ci sentiamo tanto io e mio padre. Ma no, per motivi che non ci vogliamo, non ci sentiamo perché non siamo abituati a chiamarci ogni giorno. Quando ci sentiamo è una volta al mese, due volte al mese, però ce lo diciamo tutto, no? Allora mio papà dice: Enzo, voglio dirti una cosa, sono stato benedetto grandemente questo mese, mi hanno rinnovato il contratto di lavoro, quindi non rimango a casa. E già lì ho detto: Signore, 1-0. Ho detto: papà, sono contento, veramente ho questa gioia, e dico: segui in avanti, veramente, che il Signore ti benedice. Mi ha dato una brutta notizia, dice: non vengo perché non riesco a venire per 2 giorni e poi ritornare. E detto: papà, questa è la parte più brutta che ho potuto dire, però l'altra parte è tutta bella, no? Mentre facevamo ancora la spesa, mia moglie fa: cosa facciamo? Compriamo il testo o non compriamo il testo? Lo compriamo. Alle 3 del pomeriggio, mia moglie fa il test. Neanche fa il test, vedo marcato benissimo queste due. 2-0 per il Signore. Alleluia! Amen. Io sono certo, fratello, e ho parlato anche con mio fratello. Ho detto: preparati, perché tu non sai neanche dove girarti. E tutti i problemi che si hanno adesso di fattura, non fattura, lavoro, non lavoro, soldi, non soldi, sarà un ricordo. Alleluia. Perché la gran benedizione sarà nei prossimi anni che avremo, che avremo problemi di altro genere, dicendo: come lo facciamo? Dove lo mettiamo? Sotto al materasso? Amen, alleluia! Che la gloria sia tutta al Signore. Gloria a te, Gesù. Io voglio parlare a tutti i capofamiglia: dove è il vostro cuore? Dov'è la visione? Piangersi addosso, combattendo battaglie non necessarie? Perché, fratelli, io ho testimoniato varie volte, ogni volta che arrivo spalle al muro, e il Signore ancora una volta me l'ha concesso, corriamo ai piedi e cominciamo a domandare. Però a volte domandiamo male e non arriva. Ma quando la preghiera è di cuore, quando la preghiera è secondo la volontà di Dio, grazie a Dio che può porre nelle vostre labbra parole che sono secondo la sua volontà, alleluia, vedrai l'impossibile. Quanti hanno smesso di pregare per vedere l'impossibile? Quando? Questo, come detto il pastore, è stato un anno difficile, un anno dove, è vero, fratelli, stando tutti i giorni vedendolo, se vedete le foto indietro, i capelli sono bianchi. Ha fatto una bella corona bianca qua, ed erano anche di più. Fratelli, non smettiamo di pregare. Non c'è lavoro? Dio ti darà il lavoro. Amen.
se non vogliamo il lavoro è un altro conto, ma Dio ti darà il lavoro. Dio arriverà alla famiglia che è in difficoltà di matrimonio. Alleluia. Però deve esserci il compromesso da parte, io parlo per l'uomo, per le mogli, gloria a Dio che seguono i loro mariti, però deve arrivare il compromesso tuo con il Signore. Alleluia. Deve arrivare quel momento che tu decidi il tuo rapporto con Dio. Se fino adesso hai praticato, se fino adesso hai zoppicato, se fino adesso hai fatto Facebook che quasi in una maniera e fuori sei un altro, è ora di smetterla. Se sei qui, oggi è un giorno dove il mondo festeggia, dove il mondo si incontra tra false, come si dice, cortesie, perché tutto l'anno si ammazzano tra il 20 e il 30 di dicembre, si vedono tutti buoni e si amano e si riempiono di doni che non sono doni che uno necessariamente vuole fare, ma quasi di cortesia. Quindi io lo faccio a lui, lo fa a me. Questo è il mondo, questo è il Natale del mondo. Alleluia. Non per i figli di Dio. I figli di Dio è una vittoria ogni giorno. Alleluia. È un qualcosa che uno può testimoniare e esprimere l'amore di Dio ogni giorno. Quando domani mattina mi sveglio, io dico gloria a Dio che il Signore mi ha dato un altro giorno di vita. E se incontro una persona, non è il mio atteggiamento del giorno di questa settimana che mi fa esprimere l'amore, perché c'è questo ambiente d'amore, ma è l'amore che tu hai verso Cristo, che veramente tu esprimi l'amore verso l'altro e senti dolore verso l'altro. Fratelli, il 2017 sarà un anno, dica, che non saprete neanche dove girarvi. Alleluia. Però fratelli, non sono però tante per dirle. Perché? Perché io credo. Amen. Se tu credi, amen. Se tu non credi, non sarai qui. La Chiesa può diventare anche così, ma con quei pochi esploderà. Alleluia. Amen. 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 E per chi si trova in disagio in questa sera, per chi ha preso una posizione ferrea verso la Chiesa, ricordati che Dio sa come spezzare le gambe. Dio sa come farti piegare sulle ginocchia. Non un uomo, non una famiglia che ti può dire, ma Dio stesso. Alleluia. Ti piegherà sulle ginocchia. Come? Non voglio neanche sapere. Che non voglio neanche immaginare. Questo non è per spaventare, non è per qualcosa, per dire che è Dio. Baste a chi ama. Dio non lascia in pace a chi ama. Perché? Perché deve compiere il suo piano. Alleluia. Per gli altri, preoccupatevi quando tutto, quando non vedrete niente. Allora sì, perché Dio già vi ha lasciati e siete in balia di questo mondo e potete fare tutto quello che volete. Però quello è un cammino diverso, sapete dove porta. La via larga è bella. La via larga è bella, fratelli. Porta la morte e l'istruzione. Ma la via stretta è per pochi, ma scelti. Quindi la differenza, quindi il disagio, quindi il combattimento, quindi lavorare giorno dopo giorno, essere stanchi, però il Signore ti rialza ogni volta. Io prego e ringrazio il Signore per come mi ha dato due vittorie, ma la terza ce l'ho già. La terza ce l'ho già. Alleluia. Il Signore mi ha dato la testimonianza e voi l'ascolterete. Se Dio lo permetterà, voi ascolterete la terza testimonianza. Alleluia. Che fratelli è nel mio cuore da anni, forse dal 2010, però Dio sa. Alleluia. Amen. Vi benedica, fratelli. Grazie a tutti voi. Fratelli, Dio vi benedica, ricordate per la cena la sorella.